Maria Alberta? Lo so, ci stiamo mettendo due ore, ma che... No, non si voleva svegliare, Maria Alberta! Stamattina l'ho trovata alle 5 davanti al computer, guardava film porno e mangiava provole. Una casa di pazzi al Teatro dei Servi dal 15 ottobre al 3 novembre. Con Roberto D'Alessandro e Enzo Casertano. Poi ci sta Maria Cristina Fioretti. E Maria Lauria. E Maria Lauria. Non ho capito. Sto innaffiando le piante. Io so. Ma chi innaffia? Questo sta piscendo dal balcone. Leviggio! Entra subito! Ti stacco internet! Hai finito qua e vai anche la notte! Vieni qua! La storia è la storia sostanzialmente di due fratelli, di cui uno è un disabile psichico. Lui? Che sono io. E di uno, diciamo, sano, che è lui, diciamo. Ecco, che si occupa da un certo punto in poi di questo, dalla morte del papà. Dai, sposta questa provola. Non toccarmi le provole. No, le provole sono mie, non mi toccare le provole! Non mi toccare le provole! Se mi tocchi le provole mi faccio la cacca addosso! Basta! Basta, cavallari, non ce la faccio più con te! Dobbiamo andare dal dottore, dobbiamo fare la visita per la pensione d'accompagnamento, capito? Se non ci andiamo non ce la danno! E quello che mi piace nella poetica che sto cercando di attuare, per usare delle parole grosse, è quella di sposare non l'ironia, la comicità, che è un pochino più complesso, proprio col dramma, e quindi fare delle tragicommedie. Sì, sempre con sfondo sociale, però si ride tanto. Metti sto cazzo di pantalone, ma metti luce. Metti luce. Lo dice sempre papà, non ti fidare da Attanasio, quello non sta bene di testa. L'elemento principale di tutte le commedie che faccio con Casertano sono le sue orecchie. Non è perché poi sei fissato che ho queste orecchie a svendere, non è bello. Lo notano tutti, perché io lo noto, dopodiché lo notano anche gli altri. Lui è snello. Io sì, sono diciamo, la mia pancia e le sue è orecchie. Finta. E abbiamo fatto la commedia. E ecco, basta qua. Questo.